Buonasera Arianna Meloni, coordinatrice di Fratelli d'Italia. Montecastrilli, no, Botrugno, Carpignano, Salemando cazzo se trovano sti posti. Ma chi li ha mai sentiti sti posti? Ma dove si trovano? Scusi. Ma saperlo glielo direi. Ma credo che in qualche parte del sud Italia il treno mi ha scaricato qui nel mezzo del nulla, come un Lollobrigida qualsiasi. Vabbè, sembra la Puglia vederla così. No, ma siamo sicuri, no? Perché a me, questa desolazione intorno, mi pare di essere nella terra di mezzo, insieme agli elfi, tanto per citare il nostro caro Tolkien, i mortacci suoi, no! Di tutti i fratelli del... No, non si contenta, sta portando in giro il messaggio politico di sua... Certo, Giorgetta, mi ha fatto sto bel regaluccio, un viaggio da nord a sud per fare campagna elettorale, ma non la mia, la sua! Sì, ma non è contenta, sta sempre chiusa nella sede di Via della Scrofa, finalmente conosce gli elettori, no? Ma chi li vuole sti elettori? Ma gente che ha scelto di votare per Pozzolo, Dermastro, sì, forse non si è capito. È per non incontrare i nostri elettori che ho scelto di lavorare nelle retrovie, perché a me piace stare un passo indietro, gliel'ho già detto. Sì, lo dice in continuazione. Ecco. Ma parliamo di attualità. Hanno accusato il suo partito di nepotismo e di amichettismo. Sì, e io ho risposto che faccio politica da 30 anni. Sì. Può capitare di incontrarsi, innamorarsi, sì, fidanzarsi, sì, e fare figli. Come è capitato a lei con Lollobrigida. E che gli devo dire? Mi ha detto sfiga. No, ma che dice? Invece come coppia sembrate legatissimi. Guardi, come coppia non lo so, ma legatissimo dovrebbe essere lui. Ma mani, piedi e bocca, così non può più uscire di casa, spara a cazzate. In effetti l'ultima gaffe sul sacrificio di Aldo Moro, che sarebbe stata una fortuna, è stata un po' forte, diciamo. Guardi, quando l'ho sentita io avrei voluto spararmi. Sì, vabbè. Stavo anche per chiamare Pozzolo che no. Quando c'è da spararlo sì, sa che lui... non sia così drastica. Una dichiarazione sbagliata, un po' più tardi. Ma sì, ma una all'anno, magari sì, ma una al giorno. Ma vabbè, che se uno ci pensa tutta la notte e dice domani? Sì. Ma che fregnaccia con lo sale posso dire? Peggio di quella di prima. Vabbè. E tra l'altro se me lo chiedeva, gli dicevo, allora peggio di quella di prima è impossibile. Sì, guardi, le do ragione. Comunque va bene. Comunque. Sì. Se ci pensa tutta la notte uno non ci arriva. Vabbè, basta. Invece lui sa che fa? Si fa delle ronfate al mattino fresco come una rosa, esce, tracchete e schiaccia il merdone. Vabbè, il ministro sembra un po' abbonato alle gaffe, ma va bene. Ecco, bravo, questa è la vera tragedia. Le gaffe. No, che è il ministro. Vabbè, ma è... Guardi, meno male che c'è sto papa che gli ruba le battute, perché sì, sennò quella sulla frociaggine era proprio dell'ollo. Era la sua. Sì, vabbè. Torniamo sulla sua campagna elettorale in giro per l'Italia. Le europee sono sempre più vicine. Aridanghete. Campagna elettorale va bene, ma non è la mia, di quell'altra che suona la trombetta con i bersaglieri. Sì, comunque la sta portando avanti lei, perché sua sorella è occupata con gli impegni di governo. Ma certo, ma come no? Sì. È impegnatissima. Sì. L'altro giorno ha postato un video de 20 minuti. Sì, vabbè. Sono Giorgia? Sì. Questa è l'unica delle Meloni. Vabbè. Lo dico 20 minuti nel primo piano. Vabbè, giusto. Ma la Via Crucis del Venerdì Santo è durata meno, ed è stata pure più divertente. Ma non sia sempre astiosa, su! Mentre gli altri criticano, noi lavoriamo senza sosta, l'Italia cresce, il tasso di occupazione cresce, l'export cresce, la borsa cresce. Sì. E sa cosa cresce pure? Dice, sentiamo. È il naso suo, queste fregnacce che spara. A parte l'astio, la sua campagna elettorale per conto di Giorgia è andata bene, abbiamo visto l'intervento a Perugia. Sono stato a Perugia? Sì, sabato scorso. Scusi, guardi che sono in giro da settimane, ma mi sa cavallo. Sì, è stata a Perugia dove ha sostenuto la candidatura di Scoccia e Squarta. Ah, vedi, ma hai detto Cotica? No, Scoccia e Squarta? Vabbè, sì, si chiama. Pare la regla di un Kerry Siller. Sì, un Kerry Siller. Un Kerry Siller ha detto. Sì. Vabbè, d'altra parte, questi sono i candidati scelti da sua sorella. Mai fatti, ma scemo io per criticare. Sì. Tutti noi ci fidiamo di Giorgettina nostra, sì, che è stimata dovunque. Non è mai scesa a compromessi, Giorgetta. Non se ne esce. Ma tornando alla polemica su Telemeloni, grandi cambiamenti in Rai che punta molto su De Martini. Dottoressa, glielo dico. De Martino, partito come ballerino. Beh, guardi, diciamo che... Che cosa? Quando uno è un professionista, sì, passa dalla danza alla conduzione... Sì. Proprio... Che fa? Scusi, vuole aggiungere qualcosa? No, diciamo appunto che quando la preparazione si unisce a una grande simpatia... Sì. E a quel culo marmoreo. No, signora! Non so se ha visto che razza del bronzo del grazie, Gracchi. Niente è andata. Grazie a Arianna Meloni, grazie alla tela Lidia Floris. Luca e Paolo in ritorno.